Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi da dentro casa parchetto perché fuori fa un caldo veramente preistorico. Ragazzi, video sul balcone con 40 gradi, non ci penso nemmeno di farvelo, quindi vi beccate il video in casa. Affrontiamo un argomento abbastanza spinoso, ragazzi, una domanda che mi state facendo in tanti e da tanto tempo. Meglio il coltello costoso, meglio il coltello via di mezzo, meglio il coltello economico. Ragazzi, la mia risposta, secondo me non c'è una risposta, la mia risposta sarà un pochettino polemica, poi la sentirete, però più della mia risposta mi interessa cosa ne pensate voi, quindi commentate che mi interessa veramente il vostro punto di vista. Però prima, ragazzi, è tantissimo che non faccio i saluti. Quando mi mandate i messaggi per salutare i bambini, ragazzi, molte volte me li mandate, io ho i video già pronti in scaletta e quindi li inserisco dopo. Iniziamo a inserire i primi, arrivate tutti, ragazzi, i bambini assolutamente tutti salutati, con calma arrivate tutti. Inizio con questi, ragazzi. Paolo di 5 anni dalla Spezia, il papà Mario. Ciao Paolo e ciao Mario. Romina, 7 anni da Bari, il papà Pietro. Ciao Romina e ciao Pietro. Ciao ragazzi. Paolo, 12 anni da Como. Como sei qua attaccato. Fatti portare dal papà Mario, dalla mamma Luisa, che ti do una bella toppetta. Ciao a tutta la famiglia. Simone, 5 anni dalla provincia di Ragusa, il papà Carmine. Ciao Simone, ciao Carmine. E Giuliana, 6 anni di Milano. Giuliana, io lavoro a Milano, fatti portare dal papà Giorgio, ciao Giorgio, a prendere una bella toppetta. Ciao Giuliana, saluti per oggi andati, ce ne sono ancora, ragazzi, ve li farò nei prossimi video. Volevo ringraziare in modo particolare, veramente, ragazzi, Marcello, l'amico Marcello e il figlio Thomas per questo bellissimo regalo. Mora Basic, ragazzi, io queste cose mi pigliano proprio qua. Vuol dire che il messaggio del parchetto, ragazzi, il messaggio di divertirsi, di essere veramente amici, dell'amicizia oltre i coltelli, è veramente qualcosa che passa nei video. Quindi sono veramente contento. Grazie mille del regalo, Marcello e Thomas, coltello che sarà anche protagonista del video che stiamo andando a vedere insieme. Eccoci qui ragazzi, pronti a rispondere a una domanda che secondo me non ha una risposta. Perché? Perché siamo tutti diversi, ragazzi. È meglio il coltello super costoso, è meglio il coltello super economico, è meglio la via di mezzo. Ragazzi, io vi parlo dal mio punto di vista di semplice utilizzatore, quindi non collezionista. Secondo me, ragazzi, a parte il prezzo, è meglio il coltello che usate, che poi utilizzate senza farvi nessun problema. State utilizzando uno strumento, ragazzi, come utilizzare un cacciavite o un martello. Non avete in mano un vaso della dinastia Ming, avete in mano un coltello. Quindi, se vi sentite a vostro agio con un Mora Basic da 10 euro, ragazzi, via col Mora. Basta che lo utilizzate. Vi sentite a vostro agio con un Malli da 40? Via, va benissimo, basta che lo utilizzate. Volete salire col Benchmade? 160 euro, 170? Ragazzi, basta che poi li utilizzate. Perché vi dico questo? Perché sono un po' polemico su questa cosa, che ho detto in apertura che sono un minimo polemico. Perché mi capita diverse volte, ragazzi, di assistere a dei siparietti veramente assurdi, cioè tra amanti di coltelli, praticamente quando si fanno le uscite, i campi, c'è da tagliare il pomodoro, o scappano tutti, scappano il deserto, ragazzi, tutti col coltello in cintura, scappano tutti, pomodoro, salame, le zucchine, le cipolle, i peperoni, ragazzi, scappano tutti, scappano tutti. Per quale motivo? Se poi c'è da spalmare la Nutella, ragazzi, lì non c'è proprio più nessuno in tutta la piana. Perché? Perché hanno il coltello che tengono, ragazzi, come una reliquia, il mignolino di San Tommaso, ragazzi, tengono come reliquia nel fodero appeso in cintura per farlo vedere agli amici, perché a sto punto non capisco perché in cintura pesare per nulla, ma non lo vogliono utilizzare. Non sto parlando di batoni in chopping, lì uno dice, oh, io batoni e chopping non li faccio, a me coltello, e infatti per quello ho portato solamente coltelli piccoli e chiudibili, perché ovviamente sono coltellini con chopping e batoning, si possono tranquillamente fare, ma batoning sì, ovviamente chopping no, però si possono fare o non fare, sono coltellini da backup
che si usano tranquillamente anche per il cibo. Ragazzi, c'è da tagliare un pezzo di corda di canapa, c'è veramente da preparare il cibo. Ragazzi, scene in cui veramente gente che gira col coltello in cintura non usa, si dileguano, non dicono niente, scappano perché non vogliono tagliare il pomodoro con il loro carbon. Ragazzi, secondo me questa è veramente una cosa da metterci in testa prima di creare discussioni sul web. Ah, sotto i 300 euro non è un coltello. Ah, se vai di qua con quello lì, col Mora, se vai nel bosco, appena entri nel bosco, arrivano gli scoiattoli e ti picchiano perché c'hai un Mora. Se usi invece il Finwool della Costil, ti si spezza metà la lama perché costa 3 euro. E dall'altra parte ovviamente, ah, ma i coltelloni, che cavolo te ne fai del coltello da 160 che il Mora fa la stessa cosa e ne costa 10? Ragazzi, sono tutte discussioni assurde che non porteranno mai da nessuna parte. Ma veramente, c'è chi, ragazzi, sta benissimo con l'orologio che trova nel Dixan, ragazzi, tanto l'ora la segna lo stesso, è quello che si vuole mettere al polso. Un Casio, non parlo di Rolex, non andiamo a parlare, qui non stiamo parlando di coltelloni, non ho preso niente infatti di super prezzato, ragazzi, proprio per stare in un range. Voglio prendere il mio cavolo di G-Shock, costa 100 euro, segna l'ora, esattamente come quello del Dixan. Lo prendo perché io mi sento bene con il mio Casio, perché mi piace il mio Casio, perché uso il mio Casio. Quindi, ma mi va benissimo che tu hai quello del Dixan, ma non mi dire che quello del Dixan è meglio del Casio. Allo stesso tempo, io che ho il Casio, ragazzi, l'orologio del Dixan, l'ora te la segna. Sei contento così? Va benissimo. Si creano delle discussioni sui prezzi, ragazzi, allucinanti, allucinanti, da non sentirsi dire proprio. Finwool col stile, ancora bagnato perché l'ho appena asciugato, tagliato la mozzarella a mio figlio. Ragazzi, 50 euro, 60 euro, è un coltello che va benissimo. Va benissimo, ragazzi, va strabene, potete utilizzarlo anche bello robusto. Saliamo un po'. Endurone, eccolo qua, Endura 4, 110 euro. Ragazzi, va bene, è un coltello che sapete benissimo, più delicato del Finwolf, anche se è cartellato, ma la lama è più delicata, ragazzi. In questa versione Sabre un po' meno, però comunque avete in mano un coltello leggero, sicuramente non per andare a fare lavori pesanti, però è un coltello che va bene, anche l'indirizzo del coltello è importante. Ragazzi, va benissimo, 100 euro volete spendere questi. Io adesso, ragazzi, fisso ho il BF2 quando vado a fare le mie uscite. Ragazzi, costa il doppio, sì, costa il doppio e costa quasi 4 volte. Ragazzi, mi dà un'affidabilità che gli altri coltelli non mi danno. Ragazzi, io mi porto questo e un fisso, punto. Perché? Perché questo BF2 mi dà un'affidabilità che per me Floriano, ok? È qualcosa di impagabile, quindi costa 200 euro. Secondo me li vale tutti, li vale tutti, perché ragazzi, se devo affidarmi a un coltello, se mi porto questo, ragazzi, mi porto anche un altro piccolo backup. Ve lo dico subito, se mi porto questo anche, ragazzi, tanto questo qua sul legno non è un granché, ragazzi, io mi porto il mio BF2, per me è un'affidabilità estrema, è come portarmi un piccolo fisso. Coltello grosso e BF2. Finito. È una cosa importante comunque. Coltello pieghevole e fisso. Riducete anche il peso. Se dovete camminare tanto, non vi stancate che siete dei ciccioni, ragazzi. Quindi, come me, ovviamente. Quindi è importante anche avere un coltello che vi dà affidabilità. Allo stesso modo, però, ragazzi, è un chiudibile. Cosa ci faccio con un chiudibile? A parte, vabbè, stressarlo un attimino nel test che vedrete. Però comunque è chiudibile, cibo, cordame, ricciolini, punte, insomma, le cose piccole che si possono fare con un chiudibile, non in emergenza. Se arriva l'emergenza, questo davanti a tutto, però ragazzi, gli altri compiti, pure il Finwolf da 50 euro li fa, costa un quarto, fa gli stessi compiti, perché per tagliare il panino a vostro figlio, per spalmare la Nutella, per tagliare l'arrosto, va benissimo, ragazzi, come va benissimo l'Endura che è la via di mezzo. Ragazzi, è proprio quello il discorso. Se il coltello lo utilizzate realmente e quindi sapete per cosa lo utilizzate, sapete benissimo che ovviamente questo vi dà un'affidabilità stellare. Questo, ragazzi, non vi dà così tanta affidabilità, almeno per quello che penso io, anche perché l'acciaio della lama, ragazzi, la costruzione comunque senza cartelle, però ragazzi, lasciamo stare queste cose.
Però ragazzi, i compiti fa lo stesso. Questo taglia il panino, lo taglia pure questo, l'arrosto lo fa anche questo, le punte le fa anche questo. Ragazzi, potete scegliere senza scannarvi ogni volta. Estrema Ratio vende a prezzi esagerati. Ragazzi, chi li vuol comprare perché pensa come me che siano dei coltelli veramente affidabili, se li compra, ragazzi. Siete contenti col Finwar? È un coltello che mi piace di brutto, ragazzi. Mi piace di brutto. Veramente, viva i coltelli economici, viva i coltelli non economici. Ragazzi, secondo me è sempre una questione personale. Se andiamo sui fissi, ragazzi, Mora Basic, tranquillo, 10 euro. Manly, bellino, ragazzi, bellino. Provicchiato, viaggia bene, di 2, una quarantina di euro, 45 euro. E poi abbiamo qua il Benchmade Pucco, che costa 160. Ragazzi, 160, 10 euro, ok? Con uno di questi ne comprate 16 di questi. Quindi non mi venite a dire che la qualità è uguale. Non mi venite a dire che col Mora Basic fate le stesse cose, avete la stessa durata, avete la stessa affidabilità del Benchmade Pucco. Perché non è così, ragazzi. Non è assolutamente così. Però se lo consideriamo, scusatemi, coltellino da backup, quindi più o meno quello che deve fare un chiudibile senza andare a batonarci più di tanto, ragazzi, funzionano allo stesso modo per il cibo, perché nelle gite, ma mi dite che cazzo tagliate? Se fate una gita oltre al panino e due rametti, che cazzo tagliate? Quindi ragazzi, sono coltelli che in gita vanno bene. Se non devo fare una gita, ma devo fare un campo, se devo fare un viaggio, se devo veramente passare 6, 7, 10 giorni nei boschi, ragazzi, sinceramente, per quanto Mora Basic è un bel coltellino, ragazzi, no, non se ne parla, ma nemmeno il Manly. Mi porto il Benchmade Pucco. Per quale motivo? Per lo stesso motivo per cui il BF2 di Estrema Ratio mi dà affidabilità. Sono dei coltelli che secondo me sono affidabili, ragazzi, veramente affidabili. Poi ragazzi, potete usare tranquillamente il Mora. L'errore è pensare che abbia le stesse qualità di questo coltello che costa 16 volte il Mora, ragazzi. È veramente una cosa importante, di questi ne prendete 4 con praticamente il prezzo del Benchmade. Ragazzi, sono coltelli che funzionano bene, e finché li usate tenendoli nel loro range funzionano bene. Quindi le stesse cose che fate con questo, panino, cibo, Nutella, soppressata ragazzi, bella piena d'aglio così poi non ci si può parlare vicino, le fate tranquillamente con tutte e due. Inutile scannarsi. Ah, ma te c'hai il Mora, fa cagare, si disfa tutto e te sei un coglione perché, scusate, sto anche dicendo tante parolacce, però me le tirate fuori, devo castigarmi un po' nei video perché appunto mi seguono tanti bambini, scusatemi. Tu sei un gigino perché prendi quello che costa 160 e che fa come questo. Ragazzi, è assurdo. Pensate bene al paragone con l'orologio del Dixon. Ragazzi, è assurdo. Ovviamente parliamo di affidabilità diverse, affidabilità che non sono paragonabili, però ragazzi, parliamo anche di gusti personali e di esigenze. Se vado a fare la gita all'Alpe del Vicerè qua sopra, lo dico sempre, con più famiglie che alberi, ragazzi, va benissimo. L'Eldris che abbiamo appena provato lunedì, che avete visto il video, ma tutta la vita, ma non mi serve altro. Però per situazioni in cui non so come andrà, ragazzi, ma senza pensare all'impossibile, però se passo 5 giorni nei monti, ragazzi, io voglio che il coltello mi duri 5 giorni, quindi in affidabilità io mi affido a Estrema Ratio. Però è un pensiero mio. Ovviamente, ragazzi, stessa cosa col Benchmade, mi affido al Benchmade. Quello che voglio farvi passare, spero di non avervi detto le cose mille volte, ragazzi, è che veramente siamo tutti diversi, ognuno è con possibilità diverse. L'importante è usarli sti coltelli, perché se avete il Benchmade e non lo usate, a sto punto prendete il Mora e usatelo, perché se avete dei problemi a tagliare il pomodoro, se avete dei problemi a scavare nella terra, a zappare nella Nutella per fare il panino di vostro figlio col coltello perché lo sporcate, perché ossida, ragazzi, a sto punto vi pigliate un bel Mora, costa 10 euro, quando ossida, cippa, si rompe, lo buttate via e ne comprate un altro. Però ragazzi, ripeto, è una questione veramente di
amicizia questa dei coltelli, nel senso, a me quando parlo di coltelli, quando parlo con voi, è come parlare con un bel gruppo di amici, ragazzi, veramente un bel gruppo di amici. Mi piace discutere delle cose divertendomi. Tutte ste incazzature nei gruppi, mamma mia, ragazzi, veramente folli, 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 incazzature folli. Poi, ragazzi, ripeto, coltello per tagliare il panino, uno vale l'altro. Se volete di più, ovviamente, affidabilità. Ragazzi, voglio sapere come la pensate anche voi. Assolutamente scrivetemelo nei commenti, commentate, mi interessa veramente il vostro punto di vista. Per il resto, ragazzi, da coltelli super costosi, da coltelli economici, da coltelli via di mezzo, dall'orologio del Dixon, dal Casio è tutto. Buona giornata e ciao! Mi sono dimenticato, dal parchetto del tagliagole è tutto. Buona giornata e ciao!